Naturalmente devo parlare in italiano. Fratelli pakistani o tutti quei presenti qui, sicuramente l'italiano bene o male lo comprendono. Sicuramente abbiamo un altro obiettivo con questa presenza, non soltanto tra di noi, che con questa lettura abbiamo dimostrato che noi inshallah siamo musulmani, ok? Inshallah siamo sciiti. E allora, perciò un po' di informazione noi abbiamo. Obiettivo della presenza di fare questa manifestazione da diverso tempo, di essere presente tra gli italiani, della gente che della nostra lingua non lo sa, e del pakistano non lo sa, e né del persiano come noi siamo non sanno, perciò dobbiamo dare informazione al resto del mondo. Questo è dovere nostro, di tutti quanti noi, in ogni maniera. Sia nella presenza qui in questa giornata di Ashura, che grazie a Dio ormai è diventata un'abitudine. Bawase volontar salava! Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dunque, obiettivo nostro è praticamente parlare e dire gli obiettivi di questa presenza. Che significato ha? Perché la gente deve stare ad ascoltarci e perché gli conviene di stare ad ascoltare e di capire? Prima di tutti gli altri, noi dobbiamo capire che Nehzat-e Hussein, questo movimento di Imam Hussein, di partire, andare da Mecca, Medina, fino a Karbala, non erano in macchina, a piedi, in tutto quel calore della temperatura che c'era. Perché cosa? Perché c'era un grande obiettivo. Grande obiettivo che doveva essere raggiunto, doveva arrivare notizia a noi. Karbala, due grandi obiettivi: uno è sentimentale, certo, noi siamo musulmani, sciiti, muhibbin di Hussein. Noi amiamo Hussein per quanto della sua intelligenza, e oltre che è di Ahle Bayt, per quella notizia che abbiamo. Questo è il nostro sentimento, è doveroso, come tutti i cristiani hanno il sentimento verso il Cristo che viene, secondo loro, crocifisso, e fanno tutta la programmazione per sentimento che hanno. Però l'obiettivo di Imam Hussein non è, è nostro, non è soltanto avere il sentimento che Imam Hussein è andato a Karbala, poi gli è successo, gli hanno ammazzato a lui 72 persone, il suo figlio Ali Asghar piccolo, e tutto quanto, che è atroce, insopportabile, è una tragicissima cosa questo, è tragica, è un evento. Certo, anche oggi muoiono, vengono ammazzati tanta gente in Iraq, in Siria, dappertutto effettivamente. Anche queste sono persone, però lì quella persona aveva un obiettivo molto importante, di portare la continuazione di un obiettivo che era di tutti i profeti. Dio ha creato esseri umani e li ha messi su questa terra che facciano tutto quello che vogliono, oppure dovranno avere un comportamento, cosiddetto nostro Sirat al-Mustaqim. Se gli uomini non vanno su rettitudine, cioè Sirat al-Mustaqim diventa quel macello che oggi succede nel mondo, che tutti noi e tutti quanti, non vogliamo mica colpevolizzare soltanto gli altri, soltanto pensiamo all'obiettivo Dio Danaro, che questo non è tutto, questo porta alla rovina la terra stessa, porta alla rovina tutta l'esistenza. Allora Sirat al-Mustaqim, rettitudine di comportamento, era Ma'rifati Hussein. Ma'rifati Hussein è l'altro obiettivo. Ma'rifati Hussein vuol dire che noi prima di tutto dobbiamo sapere che cos'è Hussein, non soltanto piangiamo perché un bambino o Abbas o d'altro. Sì, certo, dobbiamo piangere, come no?
vorrei vedere noi, vorrei vedere me stesso, mi ammazzano il fratello davanti occhi e io stia lì a ballare o discutere altro. No, sicuramente, siete veramente, vi dà, Dio vi dà il beneficenza, vi dà agire come noi diciamo, per questo fatto che lo fate. Però dobbiamo prima di questo sentimento, e anche con questo sentimento, capire il ma'rifat, avere noi ma'rifat. Che cosa vuol dire? O se 1300 anni passa fa, vi è successo tutta questa faccenda. A un gruppo di gente, 70, 700, quelli che vogliamo, la storia ne parla. Ma noi che dobbiamo fare? Che obiettivo dobbiamo prendere oggi? Oggi dobbiamo avere una lezione, noi uomini, tutti, non soltanto noi qui, ma tutti gli altri, tutti gli esseri umani credono di essere bravi loro. Ma non basta soltanto nel pensiero, poi nei fatti, come si dice all'italiano, parlare bene, rozzolare male. Cioè, dobbiamo effettivamente conoscere Imam Hussein, i suoi valori, per quali valori lui è andato. Non è andato a prendere il potere e diventare re di quel momento, avere la ricchezza o questo o quello. È andato pensando in lungo del tempo di tutta l'esistenza umana sulla terra effettivamente. Cioè allora ma'rifat Hussein è questo. Anche oggi per esempio la rivoluzione iraniana è basata sul movimento di Imam Hussein, una fotocopia. Tutte le ideologie, tutte le religioni, tutti i movimenti a lungo andare prendono devianza. Abramo, da lui, dopo tutti coloro che lo seguivano, sono deviati. Fu necessario che venisse Mosè. Signori del Mosè, gli amici di Mosè, hanno deviato. Fu necessario che venisse Cristo. E Cristo li ha buttati via dal Tempio. Ha detto, come voi vi comportate, non siete ebrei voi, voi non siete sulla strada di Dio, questo siete semplicemente furbacchioni, commercianti, come oggi, padroni di tutte le grandi ricchezze del mondo. Allora, se non deviavano i signori cristiani, con tutte le loro interpretazioni malefatte che hanno appiccicato al Cristo, i preti non sposano, e vogliono avere gli italiani di quantità di 200 milioni. 40 anni sono in questo paese, gli italiani erano 70 milioni, 80 milioni, adesso sono 60 di meno ancora. E lamentarsi perché gli stranieri vengono, ci prendono posto. Musulmani vengono, ci prendono posto. E certo è errato, è vostra idea. Non è cristianesimo quello. Non è soltanto questo punto di non sposare dei preti sto parlando, tanti altri guai ci sono, perciò hanno deviato pure i cristiani, se no non c'era bisogno che Muhammad sallallahu mi dispiace di non avere il microfono e devo gridare praticamente. Fu necessario che venisse profeta dell'Islam di purificare tutta la legge del serato e mostrare che c'è rettitudine. Questo è puro comportamento e detto e legge e insegnamento dei profeti, l'Islam, non quell'Islam che va a ammazzare le persone con le bombe. Noi sciiti siamo dei sacrificati, eppure stiamo zitti perché siamo incapaci. Siamo incapaci. Ognuno per nostra tasca dobbiamo pensare. Perché non abbiamo l'unità noi? Perché? Inutile gridare, lo so, grido a me stesso io, non mica a voi grido. Allora, dopodiché il profeta sallallahu, in tante quelle situazioni di guerra, in tante quelle situazioni di battibecco, i signori che sono diventati musulmani perché per la paura, perché hanno perso la guerra, se no non hanno dimenticato. Soltanto 60 anni dopo, cioè 621 era cristiano, 680 anno cristiano, succede l'evento di Karbala. Perché Imam Hussein mica non aveva niente da fare? Anche lui poteva andare al mare, poteva andare a divertirsi, ma ha fatto che cosa? Ha fatto il suo dovere, ma non perché lui ha voluto, perché Dio l'ha comandato, coloro che credono naturalmente. Chi non crede dice non dite queste fesserie, ma chi crede lo sa.
che lui è andato perché gli hanno ordinato. Già Imam Ali gli aveva detto, già profeta Sallallahu gli aveva detto effettivamente, indirettamente, che lui sarebbe arrivato a Nainava, a Karbala. Noi siamo qui presenti in diversi popoli, pakistani, iraniani, afghani, libanesi, sicuramente della gente da lontano, timidamente vengono qui. Perché dovete essere così timidi? Venite, è vostro diritto, nessuno vi dice niente, questo è un paese libero. Possiamo parlare, ecco, allora, perciò io grido per questo motivo. Allora, l'obiettivo di Imam Hussein, e per noi il nostro obiettivo è due cose. Uno, piangere per quella atrocità che questa famiglia ha subito, in quella maniera atroce. E secondo, ancora più importante, avere conoscenza, perché guai, discorso totale è ignoranza e conoscenza. Ignoranza, jahiliya, lo dice anche l'Islam nell'Islam, periodo di jahiliya e periodo di cui informazione è arrivato. Allora, noi dobbiamo conoscere Imam Hussein, chi è, cosa ha detto in realtà, non soltanto perché è andato lì, l'hanno ammazzato, allora noi, è il nostro cugino, perciò Imam Hussein non è neanche iraniano, e io iraniano piango per lui, l'americano non è mica arabo, ma piange per lui, perché suo obiettivo è un obiettivo generale per tutta l'umanità, per tutti i tempi. Allora, finisco, ripeto ancora, perché bisogna ripetere molte volte, noi piangiamo, dobbiamo piangere, facciamo Ashura, facciamo Tasua, battere a petto, lasciamo i nostri lavori, le nostre situazioni, dobbiamo farlo, e dobbiamo più forte e avere coraggio, perché ogni volta che tu batti nel tuo petto ti deve venire coraggio, non devi vergognarti di niente, non c'è da vergognare, devi avere coraggio, devi darti coraggio e andare avanti, ok? Però è importante l'altro, Ma'rifat di Imam Hussein. Karbala ci insegna di avere Ma'rifat come Abu al-Fazl, come Abu al-Fazl che ha Ma'rifat di non bere una goccia di acqua mentre il fiume e i sottopiedi per ricordare l'occhio. Io oggi, il signore ricco, arcimiliardario, lui deve, se fosse essere umano, dovrà pensare di non aumentare la sua ricchezza vendendo le armi a sauditi maledetti, di andare a ammazzare la gente. Muhammad Ali Muhammad salamu. हमारी दरसगाह करबला करबला है, हमारी दरसगाह करबला करबला, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, आवाज़े बुलंद कर सलावत। سو کے خنجر تلے دنیا کو جگانے والا, سو کے خنجر تلے دنیا کو جگانے والا, نو کے نیزہ پہ بھی قرآن سنانے والا, کربلا تیری قسم حضرت شبیر کے بعد پھر نہ آئے گا کوئی اسلام بچانے والا. صلوات اللہ, او بس کر بلا ہے, وہ بس کر بلا ہے, وہ بس کر بلا ہے, عرش جس میں سارا سمایا ہوا ہے,